Ciao a tutti e bentornati su biciclastrada.it Oggi concludiamo il test della BMC Urz, nome che sta per Unrestricted, ovvero senza limiti. Ed in effetti questa bici, come eh, molte altre gravel, è estremamente versatile. Permette di pedalare con facilità su quasi ogni percorso. C'è da dire però che la URSS rispetto ad altre bici gravel strizza eh, l'occhio in maniera più evidente all'uso fuoristradistico, anche un fuoristrada fatto di single track di eh, percorsi molto sconnessi, quindi più vicino al mondo della mountain bike. E lo si capisce ancora prima di eh, utilizzarla, osservando eh, le geometrie ma anche il montaggio, quindi ad esempio i rapporti e eh, la tipologia della gomma utilizzata. Partiamo proprio dalle geometrie che BMC chiama Gravel Plus eh, quindi studiate in modo specifico per l'utilizzo eh, gravel e che sono molto più vicine a quelle di una mountain bike rispetto a quelle eh, di una bici eh, da strada. Abbiamo infatti un tubo orizzontale e un reach molto eh, allungati con un angolo di sterzo molto aperto e eh, allo stesso tempo un attacco manubrio corto. Nella misura L che abbiamo testato sia io che Simone, eh, abbiamo un tubo orizzontale da 59,1 cm, un reach di 41,9 cm, quindi circa 3 cm in più di quello che normalmente uso su una bici eh, da corsa, con un angolo sterzo da 70 ⁇ e l'attacco da eh, 70 mm che scende addirittura a 55 mm nel caso di una taglia M. Molto lungo eh, è anche il carro posteriore e l'interasse eh, che misura 1081 mm. Tutto questo chiaramente va a vantaggio eh, della stabilità e eh, della sicurezza di guida in discesa soprattutto sullo sconnesso, senza però perdere comunque maneggevolezza, agilità e anche un'ottima reattività grazie ad un eh, piantone da 74 ⁇ Considerando queste misure un po' particolari eh, vi invito a prestare attenzione alla scelta della misura e a non farvi trarre in inganno quindi confrontandola in maniera troppo stretta con la bici da strada ad esempio nel mio caso qui ho un tubo orizzontale più lungo di circa 3 cm rispetto a quello che utilizzo sulla bici da strada ma se avessi preso una taglia più piccola una taglia M utilizzando quindi l'attacco manubrio corto con cui queste misure sono ottimizzate mi sarei trovato troppo con un'impostazione troppo raccolta quindi troppo corta perciò non vi fate trarre in inganno non prendete una misura più piccola di quanto eh, utilizzate eh, normalmente, perché queste geometrie sono studiate proprio per funzionare con un attacco corto e quindi per ottimizzare eh, l'uscio e la pedalata in fuoristrada. A proposito di fuoristrada vi faccio notare tra i dettagli del telaio l'utilizzo sul carro posteriore del sistema MTT, Micro Travel Technology, una sorta di soft tail che BMC ha già introdotto da alcuni anni nel mountain bike che è stato un po' rivisto in questo caso per l'utilizzo gravel con un damper che permette circa un centimetro di escursione che da un lato migliora il comfort ma soprattutto eh, garantisce una migliore trazione della bici sullo sconnesso, sia in salita sia nelle fasi di rilancio perché la ruota eh, saltella, saltella di meno. E devo dire che eh, si sente, eh, aiuta, non si sente quando si pedala a meno che non si eh, bobba molto sulla sella. I vantaggi secondo me sono notevoli. Da un punto di vista di comfort c'è da dire che l'MTT è abbinato anche eh, alla gomma tubeless, che se gonfia poco assorbe molto, e al reggisella eh, diffusa in carbonio che assorbe invece le micro sollecitazioni. A proposito di regisella devo dire che su una bici così votata alla fuoristrada avrei visto bene anche un regisella telescopico di serie. BMC però dà comunque la possibilità di montarlo attraverso un piccolo adattatore che permette di eh, trasformare in pratica il tubo piantone e, e mh, utilizzare regisella da 27,2 tondi tradizionali. Da notare fra l'altro che nella versione 2021 il kit frame uscirà senza reggisella proprio per dare la possibilità eh, a chi vuole di scegliere o il reggisella tradizionale oppure il reggisella telescopico, quindi un upgrade interessante. Tra i dettagli, sempre legati al fuoristrada, vi faccio notare eh, la protezione eh, importante che sta alla fine del tubo obliquo e sotto il movimento centrale per proteggere dai colpi, e anche le protezioni eh, alla base dei foderi della forcella. Veniamo poi all'allestimento, eh, anche in questo caso pensato per un uso eh, prettamente eh, off-road, che può piacere o meno, ma che a mio avviso si sposa molto con eh, la, la filosofia di, di questa bici. Allestimento che nel nostro caso è quello top di gamma della Urs eh, One. Abbiamo eh, un gruppo elettronico SRAM misto, quindi Red con eh, cambi e pacco pignoni Eagle, monocorona anteriore da 38 con cassetta posteriore 10,50, che permette in pratica di affrontare qualsiasi percorso almeno nell'ambito di una concezione. Gravel, la gomma VTB è da 42 mm, il passaggio ruota è da 45, piuttosto pacchettata, quindi anche in questo caso votata al fuoristrada. E le ruote, un pezzo forte della bici, sono le DT Swiss GRC 1400 in carbonio, pensate anche in questo caso per uso specifico gravel, con un canale interno da 24 mm. L'attacco, vi ho già detto, è un attacco da 70 mm. Predisposto già per l'utilizzo di un supporto per eh, ciclocomputer. Il peso in questo allestimento senza pedali è di 8,4 kg, già con portaborraccia e eh, supportino per eh, il, il vostro computer. Chiaramente eh, in questo allestimento top di gamma, come spesso accade, la nota negativa è il prezzo perché parliamo di 8.999 euro. Eh, per correttezza vi dico che gli allestimenti 2021, che usciranno tra non moltissimo, saranno un po' diversi e anche i prezzi avranno eh, dei, dei pic delle piccole modifiche. Andiamo adesso a parlare di quelle che sono state un po' le sensazioni eh, su strada. Eh, questa URSS permette effettivamente di fare qualsiasi percorso, eh, anche i più sconnessi, anche single track, quindi al limite della mountain bike. Eh, ovviamente adeguando un po' la velocità, ma sicuramente lo potrete fare con maggiore sicurezza rispetto eh, ad altre gravel bike, magari con una vocazione più. Eh, stradistica In discesa è stabile, eh, è sicura. Eh, devo dire che le gomme WTB eh, le ho trovate un po' rigide eh, sui tratti molto sconnessi, quindi le ho utilizzate eh, molto spesso eh, al minimo della pressione eh, consentita. La, le geometrie si apprezzano anche in salita, anche sullo sconnesso, poiché la bici è sempre in, in trazione, quindi si eh, affronta con una certa facilità a qualsiasi tipo di eh, percorso. Bici comunque, fra l'altro, brillante e scattante anche eh, sui tratti più scorrevoli grazie al piantone da... 74 gradi e ovviamente grazie al peso particolarmente eh, contenuto. Devo dire che mi sono trovato ad affrontare dei tratti sia in salita che in discesa veramente tecnici che sinceramente non avrei pensato neanche io di poter affrontare con una gravel bike. Chiaramente si tratta di un compromesso, quindi è logico che nei tratti eh, asfaltati, quelli un pochino più veloci, la gomma da 42, queste impostazioni un po' più rialzate, più corta davanti può essere un minimo penalizzante anche se sinceramente con una buona gamba si viaggia con facilità sopra i 30 km orari tra l'altro cosa importante da dire che mi sono dimenticato parlando dell'allestimento è vero che qui abbiamo un prezzo molto alto ma lo stesso identico telaio viene utilizzato anche negli allestimenti più bassi quindi arrivando intorno ai 3.000 euro di prezzo finito e con la stessa funzionalità cambia solamente, logicamente solamente il peso. In conclusione possiamo dire che questa Ursa è una bici molto spinta, un po' particolare, dedicata a tutti coloro che interpretano e amano un gravel un po' oltre quelli che sono i confini convenzionali, in cui c'è quindi anche molto sconnesso, in cui ci sono single track, quindi con percorsi anche simili a quelli del mountain bike. Una concezione che a me onestamente piace molto, quindi di un gravel un po' più off-road, un po' più spinto rispetto a quello classico, ma nel momento in cui andate a scegliere la bici, chiaramente questo è un aspetto da tenere in considerazione, quindi è meno stradale rispetto ad altre gravel che si trovano in commercio. Bene, io a questo punto concludo qui il test di questa BMC, spero di avervi eh, raccontato e fatto capire qual è la natura, quali sono le caratteristiche di questa eh, gravel. E come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a continuare a seguirci su tutti i nostri canali social. Alla prossima!